Buonasera, grazie per essere intervenuti a questo seminario che l'ALSI ha organizzato via web, secondo il più o meno consueto format. Io innanzitutto ringrazio i relatori per la loro disponibilità, soprattutto le persone esterne all'ALSI e che ci hanno raggiunto da così lontano come il professor Caffi dell'Università di Piacenza, la dottoressa Tiso della regione Emilia-Romagna. Oggi vorremmo approfondire il tema dei modelli previsionali di cui ci parlerà diffusamente il professor Caffi come inquadramento, ma quelli che sono strumentali a migliorare l'attività di difesa delle colture. Oramai è citato e abusato la nuova sfida dell'Unione Europea sulla riduzione dei prodotti fitosanitari, se ne parla tanto, si parla anche di agricoltura 4.0. E uno dei mezzi che possiamo avere a disposizione per ridurre e efficientare l'uso dei prodotti fitosanitari è conoscere al meglio possibile quelli che sono i nemici delle colture. I modelli previsionali ci consentono di avere delle informazioni in più che in mano ai tecnici possono diventare preziose per migliorare la difesa fitosanitaria. Quindi io passerei subito la parola al professor Caffi, che ringraziamo per la disponibilità e che ci farà questo inquadramento un po' su quello che è lo scenario e l'evoluzione dei modelli previsionali per la difesa delle colture e poi entreremo un po' più nello specifico, anche perché diciamo con la regione Emilia-Romagna, la regione Basilicata ha, come dire, delle affinità elettive, o meglio, ha sfruttato molte delle attività e del lavoro che è stato svolto sia dall'Università di Piacenza per la parte scientifica, sia anche per la parte scientifica, tecnica e applicativa dai servizi di sviluppo agricolo e dai servizi fitosanitari della Regione Emilia-Romagna e, come ci dirà meglio la collega Camilla Nigro, che si occupa specificamente della gestione del nostro servizio regionale di previsione, utilizzando i modelli previsionali, li stiamo utilizzando. Quindi passo la parola al professor Caffi, prego. Grazie mille Arturo, buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui, ne parlavamo prima, sarebbe piacevole, sarebbe bello potersi tornare a vedere di persona, nel caso oggi non avrei potuto partecipare, sono convalescente da un piccolo intervento, però per fortuna i mezzi che abbiamo a disposizione ci consentono, e ormai l'abbiamo fin troppo ben imparato nell'ultimo anno, a poter comunque condividere le nostre esperienze. A proposito di condivisione, vi faccio vedere la mia presentazione. Spero che riusciate a vedere il mio schermo. Se ci sono dei problemi, chiedo ai colleghi di segnalarmelo. Io sono Tito Caffi, sono un ricercatore della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza. Sono un patologo vegetale, faccio parte del gruppo di lavoro del professor Rossi qui all'Università di Piacenza. Scusate che sto litigando con le finestre di Zoom. Noi siamo epidemiologi, cioè ci occupiamo di studiare le malattie delle piante per capirne, diciamo così, i meccanismi e come esse si sviluppano, con il fine preciso e l'obiettivo, diciamo, puntuale di costruire dei modelli previsionali. E per questo motivo mi è stato, diciamo, chiesto questo intervento. Vedete qui il titolo relativo ai modelli previsionali. In particolare, ho cercato di enfatizzare, ma lo vedrete anche nella presentazione, la storia e l'evoluzione continua che questi modelli percorrono, diciamo così, o affrontano nella messa a punto. Il mio focus è assolutamente centrato sulle parole del dottor Caponero di introduzione, che ringrazio, perché spesso si sottovaluta l'aspetto di difesa.
Cioè, l'obiettivo dei modelli, ve ne parlerò approfonditamente, però l'obiettivo dei modelli previsionali è secondo noi, secondo il nostro modo di svilupparli, dovrebbe essere il miglioramento delle strategie di difesa. Quindi mettere a punto degli strumenti e, parlando di storia, già dalla seconda metà del secolo scorso sono partiti molti tentativi di sviluppare, di elaborare, di mettere a punto dei modelli previsionali con l'obiettivo di migliorare il controllo delle malattie. Chiedo per favore ai tecnici, perché penso che ci sia qualche microfono aperto. Sì, abbiamo appena silenziato, grazie. Ah, perfetto, grazie a voi. Vedremo anche un paio di questi casi, però ci tenevo a sottolineare l'aspetto di controllo che è fondamentale e dobbiamo tenerlo a mente. Molto, diciamo, in linea molto generale, che cos'è un modello? Un modello è una rappresentazione semplificata di una realtà certamente complessa e articolata. Nel caso della patologia vegetale, quindi un modello epidemiologico su una malattia, la nostra realtà, quella che vogliamo modellizzare, è il cosiddetto triangolo della malattia, cioè le interazioni di un patogeno con il suo ospite in un determinato ambiente. Quando queste tre componenti sono presenti, abbiamo la possibile comparsa della malattia. Vedete, in questo schema abbiamo aggiunto il meccanismo, l'ingranaggio del tempo, che è quello che permette l'evoluzione dell'epidemia. Quindi il modello sostanzialmente è una rappresentazione semplificata di questa realtà. Spesso quando parlo dei modelli faccio riferimento alla stima. La stima che fa un agronomo, la stima che fa un perito, non dà l'esatto valore di un bene, di un podere o di un qualche cosa, fa una valutazione del più probabile valore di mercato in quel momento, in quella zona, in quell'ambiente. Ecco, i modelli fanno questa cosa, fanno una stima e quindi una rappresentazione di questa realtà. Sulla modalità, sugli approcci di sviluppo dei modelli potremmo veramente fare dei convegni, seppur interessanti, non penso sia il caso stasera, però mi fa piacere dare un po' una linea di interpretazione a quelli che sono i principali approcci, che sono sostanzialmente due, ovvero la creazione di modelli empirici. Sono quei modelli che partono da una raccolta di dati, ok? Quindi una presenza o la richiesta di formare un enorme database e descrivono il sistema con delle equazioni matematiche partendo da questo database, tant'è che si chiamano anche in inglese, sono noti come database models, cioè modelli che si basano su una raccolta di dati. Dall'altra parte, come approccio, spesso quando si fanno due categorie varrebbe da dire due facce della medaglia oppure due posizioni contrapposte, ma io la vedrei come una evoluzione dell'approccio empirico e quello dell'approccio meccanicistico, ovvero di modelli che si basano non sui dati ma sui processi e quindi descrivono il sistema sulla base delle conoscenze biologiche, epidemiologiche, le conoscenze di sistema su come appunto questo sistema funziona in relazione ad alcune variabili che ne guidano lo sviluppo. Lo vedremo dopo, le variabili che guidano il cambio di un patosistema è facilmente intuibile siano le variabili meteorologiche. Vi dicevo, parliamo di una storia che si evolve nel tempo e allora ho creato una linea del tempo. Uso la peronospora della vite, che è un patogeno a me caro per motivi personali, di storia delle mie ricerche, ma è anche un esempio abbastanza noto e direi molto trasversale a qualsiasi latitudine e situazione geografica per essere facilmente compreso.
Noi abbiamo nella regola dei 3-10, messa a punto alla fine, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, un esempio ottimo di un modello empirico. La regola dei 3-10 e poi il calendario di incubazione di Gojdanić, che è seguito qualche anno dopo, fanno parte, diciamo, di quell'epoca pionieristica della modellistica, e sostanzialmente la regola dei 3-10 parte da un'analisi, una profonda analisi di dati raccolti in campo da parte del professor Baldacci, che sintetizza la comparsa su questi dati, ha sintetizzato la comparsa dei primi sintomi di peronospora quando il germoglio era più lungo di 10 cm, le temperature superiori ai 10 gradi e le piogge superiori ai 10 mm. E in questo database di dati compare subito un primo limite che vi voglio riportare. L'ho scritto qui: il professor Baldacci lavorava in Oltrepò Pavese. Io sono dell'Oltrepò Pavese, mi è in particolare caro il riferimento all'Istituto Gallini, ma vi dico questo perché il professor Baldacci aveva a disposizione una varietà nostra, locale, di uva rossa, uva da vino, che si chiama Croatina, caratterizzata da internodi particolarmente lunghi. Quindi i 10 centimetri di lunghezza del germoglio in realtà corrispondono per questa varietà alla prima foglia distesa. Se noi cambiamo varietà, utilizziamo una varietà internazionale come il Merlot, come il Sangiovese per restare in Italia, l'internodo è molto più corto, in 10 cm di sviluppo del germoglio ci sono 3, 4, addirittura 5 foglie già distese. Vi faccio questo esempio perché è un limite, e da qui si evidenzia bene, dei modelli empirici, è quello di non essere in grado di simulare o di stimare la comparsa di una malattia al di fuori di un range di dati, dei dati appunto raccolti all'inizio dell'analisi. Sicuramente l'aiuto, l'arrivo dei personal computer, dell'aumento della capacità di calcolo ha dato una spinta alla modellistica. Siamo negli anni 80, negli anni appunto 80 e 90. Maggiore potenza di calcolo ha permesso di avere anche modelli più complessi. Non mi dilungo troppo in questo esempio del modello EPI. Il modello EPI e T potenziale di infezione è stato sviluppato in Francia, vi ho messo un'indicazione grossolana di Bordeaux, una grossissima base dati, più di 90 anni di comparse dati meteo. Incredibile notare che all'interno di questo modello per le infezioni primarie di peronospora della vite non è presente il fattore pioggia. Sembra incredibile, perché la pioggia sappiamo bene essere un fattore chiave. Possiamo discutere sull'intensità della pioggia, la durata, ma nessuno dice abbiamo la peronospora anche senza pioggia. In questo modello non è presente, ma se noi andiamo e ho messo questa mappa per fare mente locale di dov'è Bordeaux, è il primo lembo di terra che qualsiasi perturbazione atlantica intercetta arrivando in Europa e scarica acqua. Tant'è che in primavera ogni 2 giorni in quella zona della Francia abbiamo sempre della pioggia, pochi millimetri, zero virgola, però ogni giorno c'è uno scorcio d'acqua. Quindi l'analisi statistica matematica di questi dati esclude quei fattori che non sono vincolanti, che non sono fattori statisticamente significativi. Perché facendo l'analisi la pioggia è importante, no, la pioggia c'è sempre, quindi non è importante. Un altro elemento quindi dei modelli empirici che sono assolutamente caratterizzanti la zona, la reale, dove sono stati sviluppati. Perché se noi prendiamo questo modello e lo spostiamo in un contesto completamente diverso, chiaramente capite bene che la pioggia è assolutamente rilevante, solo che siamo in un contesto, il modello non è in grado di riconoscere il diverso ambiente. Vi parlavo dell'aumento della potenza di calcolo, sono state anche sviluppate
reti neurali artificiali, cioè dei tool, delle tecniche per migliorare la capacità di, appunto, di calcolo, di sviluppo dei calcoli, di aumento delle capacità di calcolo e di analisi. E questo tipo di strumenti permettono di approfondire le correlazioni all'interno del database, del dataset, scusate, perché la rete neurale è praticamente aggiunge un layer tra i dati di input e i dati di output, un livello che impara ad aggiustare e aggiusta nel frattempo dei calcoli, pesando le relazioni tra i dati e modificando in base all'esperienza, quindi man mano che aggiungiamo dei dati, il risultato. Questo che vi descrivo brevemente, non è il caso di entrare nei dettagli, ma questo approccio, seppur è fondamentale, per esempio, in molti ambienti tecnologici di meccatronica, di industria tecnologica, sono una rete neurale aumenta di molto la capacità di calcolo e di interpretazione di un fenomeno meccanico. Però non stiamo modificando l'approccio modellistico, restiamo in un ambito empirico, quindi impara il sistema in modo appunto meccanico, ripetitivo, un fenomeno che quindi si adatta bene a un fenomeno che non sia biologico, che quindi non abbia degli adattamenti o delle modificazioni in funzione delle variabili guida. Una sintesi dei modelli empirici è che sono facili, lo mettiamo tra 2, 4, 6, tra 20 virgolette, perché sono facili da elaborare, ma va richiesta un certo lavoro, non richiedono un'approfondita conoscenza biologica, perché si tratta di un'analisi matematico-statistica di un database. Per questo motivo richiedono una grossa quantità di dati, richiedono, permettono una simulazione che non è rappresentativa, nel senso che è una simulazione molto puntuale di quello che sta succedendo nella stessa zona dove ho raccolto i dati e dove ho elaborato il modello. Quindi non abbiamo, da questo tipo di modelli, non riusciamo ad ottenere delle informazioni biologiche, informazioni sul processo che sottostà nel fenomeno che noi stiamo studiando. Non predicono, cioè non sono in grado di fare simulazioni al di fuori del range di dati che noi abbiamo usato all'inizio. Quando spostiamo, diciamo così, quando utilizziamo la regola dei 3-10 su una varietà fenotipicamente diversa dalla croatina, il modello è in difficoltà. Spesso diciamo, la regola dei 3-10 non funziona più come una volta. Vediamo, con tutti i suoi limiti, con tutte le approssimazioni, gli errori di stima che questa regola ha, ma usiamola nel contesto e nel modo corretto. È sempre necessaria una validazione, una calibrazione, se ci spostiamo in un contesto diverso, perché il modello empirico, penso ormai l'abbiate capito bene, è estremamente saldamente legato alla posizione, alla zona in cui è stato realizzato. Andando avanti, nel 2008 abbiamo pubblicato il nostro modello per le infezioni primarie di peronospora, l'ho messo come una milestone, nel senso di un punto in cui un modello in questo ambito, in questo contesto, completamente meccanicistico. Quindi un modello basato sulle conoscenze di come il ciclo, in questo caso l'infezione primaria di peronospora, si sviluppa. Le oospore che svernano la lettiera, che iniziano, superano la dormienza, iniziano la germinazione, rilasciano le zoospore, siamo sempre sulla lettiera, in caso di pioggia c'è una dispersione, arrivano sulla vegetazione, se ci sono le condizioni causano infezione e dopo il periodo di incubazione compaiono eventualmente le macchie d'olio. Ovviamente anche in questo tipo di modelli abbiamo, e anche in Basilicata, grazie alla collaborazione di tutti i tecnici dell'Alsea, con Arturo, con Camilla, abbiamo lavorato molto per la validazione di questo modello.
Siamo andati a vedere sostanzialmente se il modello interpreta correttamente in diversi ambienti, diversi areali, in diversi vigneti, se il modello interpreta correttamente la comparsa, il rischio di comparsa di infezioni primarie oppure no. Le performance del modello sono di un modello meccanicistico, sono più o meno buone, in questo caso sono state molto buone, ma quello che voglio sottolineare è che il modello meccanicistico si comporta sempre allo stesso modo. Vedete, gli areali cambiano, per chiunque è facile interpretare le differenze tra le langhe e Rio Nero in Vulture come interpretazione di territorio, se ci mettiamo in mezzo anche il Canada orientale, quindi Quebec piuttosto che la Georgia del sud degli Stati Uniti, quindi un paese addirittura quasi subtropicale, capite bene, in queste condizioni diverse avere un modello che si comporta nello stesso modo è decisamente molto importante. E il passo avanti è stato utilizzare il modello secondo, diciamo, valutare l'efficacia del modello per la dal punto di vista fitoiatrico, quindi la ottimizzazione dei trattamenti, ovvero quello che dicevamo all'inizio, il modello ci aiuta o non ci aiuta, se ci aiuta quanto. Qui vedete un confronto fatto in un progetto con la regione Emilia-Romagna, diversi trattamenti secondo la pratica aziendale in rosso, secondo le informazioni del modello previsionale, i risultati nel vigneto aziendale, nel vigneto secondo modello e nel testimone non trattato. Vedete che mentre i triangoli rossi sono molto simili, la pratica aziendale tende a ripetersi da un anno con l'altro, i triangoli, gli allarmi verdi del modello cadono in funzione del rischio. Quindi abbiamo anni con una diciamo presenza del rischio più fitta e più ripetuta in momenti chiave, magari in annate in cui è più dispersa, diciamo così, lungo la stagione. In tutti questi casi il modello ha dato dei risultati interessanti in termini di protezione e in termini di risparmio. Voglio ripetere e sottolineare una cosa però qui, perché credo sia importante. Spesso si discute del fatto che i modelli servano per ridurre il numero dei trattamenti. In realtà i modelli previsionali servono per ottimizzare i trattamenti, cioè per fare la cosa giusta al momento giusto. Va da sé, ed è una conseguenza, se volete, logica, se noi facciamo la cosa giusta al momento giusto, smettiamo di fare quella sbagliata al momento sbagliato. E da lì viene un risparmio, ok? Però è fondamentale tenere a mente che i modelli servono per ottimizzare, per migliorare la difesa. Un altro livello di dettaglio, avete visto come possiamo seguire addirittura le famiglie, è possibile effettuare delle previsioni, modelli flessibili li possiamo usare in diverse parti del mondo. E sono modelli complessi proprio perché richiedono di sviluppare la conoscenza sul sistema e quindi multidisciplinarietà, tempi e ovviamente anche costi di sviluppo. Qualche anno fa ci siamo però mossi verso un approccio detto e definito multiple modeling approach, perché l'utilizzo del modello è solo una parte, scusatemi, l'individuazione del periodo di infezione è solo una parte del processo decisionale in cui i modelli ovviamente ci aiutano, ma restano altre domande. Se la pianta è suscettibile, se è ancora protetta dall'ultimo trattamento, quale prodotto devo usare, le condizioni ambientali, una volta che ho deciso di fare il trattamento, le condizioni sono favorevoli per fare il trattamento. E quindi appunto ci siamo mossi in un sistema diverso, in modo da avere più modelli che lavorano contemporaneamente, ovvero non solo modelli per la previsione del rischio. Con la creazione di Vite.net abbiamo sviluppato un cosiddetto sistema di supporto alle decisioni, cioè un insieme di modelli che lavorano tutti insieme sugli stessi dati per costruire informazioni, dare scenari e permettere di fare scelte. Appunto, un modello diverso è quello della durata della protezione. Adesso, nelle prossime 2 ore e un quarto, possiamo analizzare tutti i fattori di questo modello.
non preoccupatevi, non voglio spaventarvi, è solo per dire che possiamo inserire anche dei modelli che sulla base del prodotto che utilizziamo, sulla base dell'andamento meteo, che, scusate, del prodotto che abbiamo utilizzato, l'andamento meteo, lo sviluppo della chioma, del vigneto, in questo caso parlando di peronospora, possiamo calcolare l'efficacia residua del prodotto fitosanitario. E quindi inserire un pezzettino di conoscenza, che anche in questo caso i modelli vanno prima, studiati e sviluppati in ambiente controllato e poi validati in vigneto, questa è una la diciamo, correlazione tra la simulazione e la linea nera del modello e i punti sono i controlli, le verifiche fatte in campo. Quindi possiamo creare e supportare con informazioni chi deve prendere le decisioni. Un sistema di supporto alle decisioni fa questo, raccoglie i dati, li rende disponibili per l'analisi appunto di molti modelli contemporaneamente e fornisce scenari decisionali a chi deve intervenire. Vi faccio vedere, ma veramente in rapidità, la situazione degli ultimi 10 anni. Questo tra l'altro è un articolo che abbiamo da poco pubblicato. Le vallate sono 4 vallate piacentine, area dei Colli Piacentini, appunto, area vitivinicola piacentina. Nelle ultime 10 annate, noi possiamo considerare solo il 2014 e il 2016 annate normali, cioè nella media più o meno climatica, o con uno spostamento all'interno inferiore ai 100 mm di pioggia nel periodo marzo-ottobre, quindi diciamo nel periodo di sviluppo della pianta. Tutte le altre annate sono state anomale, molto calde, molto asciutte, oppure piovose, ma comunque con più di un grado e mezzo di temperatura di anomalia termica positiva. Il 2013, vedete, siamo in linea con le temperature, ma più di quasi 350 mm di eccesso di pioggia. In questa situazione di clima che cambia, anche la pianta cambia, queste sempre date del Piacentino, variabilità di germogliamento, fioritura e varie fasi fenologiche. Vedete, il 2019 è stato il germogliamento più anticipato che abbiamo avuto e poi l'evoluzione della stagione la fioritura è stata quasi la più tardiva e invece poi la stagione comunque si è allineata. Ma cosa voglio dire? Cambiamenti climatici, la pianta modifica e cambia il proprio sviluppo, quindi anche le fasi fenologiche vanno a cambiare, la pressione dei patogeni cambia. Abbiamo annate negli ultimi 10 anni, non voglio entrare nel dettaglio, ma vedete un 2012 con una pressione di peronospora bassissima, un 2019 che ci ricordiamo abbastanza bene con una pressione medio-alta, un 2016 addirittura drammatico dal punto di vista della peronospora. Bene, i modelli, i sistemi di supporto alle decisioni, le informazioni che noi possiamo ottenere dai modelli ci fanno, diciamo, ci mettono in allerta, ci danno la possibilità di individuare quando c'è il rischio che compaiano le malattie. Qui vedete i rilievi sui testimoni non trattati, peronospora, foglia e grappolo. Sostanzialmente ci aiutano a posizionare i trattamenti. Nella stessa situazione, un'altra malattia, il black rot, che qui è molto presente e richiede trattamenti specifici, con gli stessi trattamenti antiperonosporici fatti non sarebbe sufficiente o la protezione, diciamo, non avremmo garanzie sufficienti di un elevato controllo. Allora il modello ci aiuta a individuare quando di tutte queste infezioni simulate abbiamo il periodo critico della suscettibilità dei grappoli e allora interveniamo, aggiungiamo alla miscela un prodotto che abbia un'efficacia specifica. Quindi il modello non è solo l'allerta di quando c'è un rischio, ma ci aiuta a ragionare anche con che prodotto, con che tipologia di intervento possiamo entrare in campo. Questo sempre 2019, un caso, e stiamo vedendo quest'anno
qui da noi almeno una situazione anche nel Triveneto molto simile, con una pressione molto pesante di botrite sulle foglie e sui grappolini ancora prima della fioritura, e poi nel 2019 una pressione molto elevata alla raccolta, perché poi vicino alla raccolta il clima è stato ancora sfavorevole. Quindi che cosa? Ancora quale informazione? Attenzione, il modello ci dà delle informazioni e noi possiamo modificare, diciamo, la nostra programmazione, il nostro approccio, il nostro obiettivo anche di fare o non fare dei trattamenti, modificare leggermente e aggiustare il tiro. Nelle situazioni che vi ho appena fatto vedere, nel 2019, con 7 trattamenti sulla difesa integrata, 9 sui vigneti biologici, ci sta qualche cosa in più. Sappiamo bene che i prodotti che possiamo usare in biologico sono un pochino più in difficoltà rispetto ad altri prodotti, ma 9 trattamenti è stata comunque un'annata molto molto buona, vedete, con una presenza di qualche macchia sporadica soprattutto sulle foglie, ma una gravità veramente molto molto bassa e molto interessante, comunque contro un'annata che aveva una certa presenza di peronospora. Questo perché è il decennale, parlando di storia, di quest'anno cade il decennale di vite.net, il sistema di supporto a decisioni che abbiamo sviluppato in collaborazione con Orta, uno spin-off della nostra università, e abbiamo analizzato i trattamenti fatti nell'areale dei colli piacentini, quindi nei dintorni, diciamo, del viticoli di Piacenza. Questi grafici ci mostrano la media, è il pallino nero, la media annuale, con la variabilità delle, se parliamo nei 10 anni, sono 360 vigneti, se ricordo il dato corretto, a confronto con il dato, ovvero il numero di trattamenti che sono stati suggeriti dal bollettino di lotta integrale, bollettino territoriale, che ovviamente non può fornire tutte le informazioni specifiche e precisamente localizzate sull'azienda, però permette di confrontare se e come ci siamo adattati e se e come abbiamo migliorato o, diciamo così, ottimizzato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Sono alla fine della mia timeline con l'evoluzione che i modelli stanno avendo, modelli, sistemi di supporto alle decisioni, con lo strumento delle app, delle web app, cioè la mobilità, il fatto di avere delle informazioni sul cellulare. Oggi riusciamo a simulare, a fare delle simulazioni in zone con centraline, con stazioni meteorologiche, quindi con punti, diciamo, ben noti e conosciuti. Lo stiamo facendo con diversi servizi anche territoriali e servizi fitosanitari. In questo modo poche situazioni, poche stazioni sul territorio permettono a una grande platea di viticoltori, se parliamo di viticoltura, di ottenere delle informazioni e loro sono in grado di spazializzare queste informazioni, sapendo che se ho questo rischio su questa varietà in quella località che è a 5 km da casa mia, 6 km da casa mia, l'agricoltore, il viticoltore è la persona giusta che può interpretare quel rischio e portarlo nella propria azienda. Non nell'ottica di dire: guarda come siamo bravi a interpretare quello che succede nel tuo vigneto, nel tuo campo, ma per dare una possibilità di analisi e interpretazione del rischio e poter diffondere le informazioni, gli scenari che possono permettere di migliorare l'applicazione delle strategie di difesa, quindi l'applicazione dell'approccio dell'IPM, della difesa integrata, di tutti i principi che noi ben conosciamo e che vanno portati in campo e messi in pratica.
Io con questo ho concluso, spero di non essere andato troppo fuori tempo, se ci sono delle domande, ma ovviamente mi rimetto agli organizzatori se vogliono tenere in fondo come ci organizziamo. Grazie a tutti. Allora sì, grazie, le domande le lasciamo, visto che abbiamo previsto la discussione, alla discussione. Ottimo. Grazie perché avevi questo compito non facile di sintetizzare veramente in poco tempo, ma hai toccato dei punti che sono veramente essenziali. Un po' ci hai chiarito, diciamo, questa differenza, chiaramente non è tutto né nero né bianco, ma tra modelli meccanicistici e modelli invece empirici. Io direi che i modelli empirici piacciono tanto agli informatici e agli ingegneri informatici, perché vorrebbero avere tanti dati da far girare. Piacciono un po' meno ai patologi e ai fitoiatri, insomma, quindi credo che comunque siano decisamente più applicabili per il momento i modelli meccanicistici, che richiedono tanto lavoro per farli, ma poi una volta fatti possono essere meglio esportati. E noi in Basilicata ne abbiamo approfittato, devo dire, con vantaggio. Un altro discorso, e adesso serve anche in qualche modo per introdurre la relazione che seguirà, è che i modelli previsionali appunto sono una rappresentazione parziale di una semplificazione di una realtà. Sono dei modelli, degli strumenti molto tecnici e vanno dati a chi è in grado di saperli utilizzare, cioè dei tecnici. È chiaro che quello che l'agricoltore vuol sapere è in maniera semplice che cosa deve fare. Per cui il modello, direi che l'evoluzione successiva perché un modello venga applicato è il DSS, il sistema di supporto alla decisione del tecnico, dell'agricoltore qualificato. Anche questo, diciamo, è uno degli aspetti che oggi sono disponibili, e il dottor Giulia Trabocchetti appunto ci dirà, da agricoltore qualificato, come, partendo dai modelli previsionali, poi riesce ad averne vantaggio nell'uso nella sua azienda. In realtà chi opera poi nei servizi di sviluppo agricolo, come me e come altri colleghi che sono anche presenti in questo webinar, sono in una fase intermedia. Quindi vorrei ricordare a tutti che la direttiva famosa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha sancito l'obbligatorietà per tutte le aziende in Europa dell'applicazione della difesa integrata. Uno degli assiomi della difesa integrata è utilizzare tutti i sistemi integrati a disposizione, e per farla breve, sostanzialmente nella declinazione legislativa nazionale assegna alle regioni l'obbligo di fornire strumenti di supporto alle aziende come i modelli previsionali. Quindi non è una, diciamo, un'attività di diporto che da più di 10 anni l'Agenzia di Sviluppo Regionale di Basilicata, come altre agenzie di sviluppo, hanno intrapreso, ma è un obbligo di legge che le regioni devono compiere in maniera più o meno efficace, ma che è un loro compito che poi possono delegare alle agenzie di sviluppo. Io passo subito la parola alla collega, la dottoressa Rocchina Tiso, che vorrei definire come entomologa innanzitutto, oltre che fitopatologa, fitoiatra in generale, che ha lavorato anche allo sviluppo di alcuni modelli previsionali e che è stata di valida collaborazione quando in Basilicata abbiamo introdotto e abbiamo continuato a lavorare sui modelli previsionali. E se la dottoressa Tiso è pronta, le passo la parola. Grazie. Sì, sono pronta. Adesso provo a condividere in presentazione. Allora. No, scusate. Dunque, si vede bene in presentazione? Sì, benissimo. Allora, buongiorno a tutti e grazie, insomma, di avermi invitato a questo seminario. È sempre, insomma, interessante e importante parlare di modelli. Mi occupo di questo al servizio fitosanitario, ma non solo. Certo, un tempo, molti anni fa, me ne occupavo più, diciamo, da vicino. E questo titolo, l'esperienza,
della regione Emilia-Romagna mi porta un po' indietro nel tempo e parlo dell'inizio degli anni 80, già fine anni 80, degli inizi degli anni 90, fine anni 80, si comincia a parlare appunto in regione a livello diciamo fattivo di modelli previsionali grazie anche ai contributi finanziari della regione Emilia-Romagna. Che quindi promuove delle sperimentazioni, progetti proprio per la messa a punto di questi modelli. All'epoca c'erano ricercatori delle nostre università, Bologna con il professor Briolini in modo particolare per quanto riguarda i modelli degli insetti, Piacenza, la Cattolica di Piacenza, il professor Rossi, insomma, Tito, eccetera, per quanto riguarda i patogeni che iniziavano a sviluppare delle linee di ricerca sulla modellistica appunto fitosanitaria. Molto importanti furono anche collaborazioni con istituti universitari nazionali ed esteri che lavoravano proprio su questi temi. In modo particolare per quanto riguarda gli insetti è stato fondamentale il contributo del professor Baumgärtner del Politecnico di Zurigo o del professor Severini di Roma, che hanno appunto, diciamo, sulla base dei loro studi abbiamo sviluppato poi molti dei modelli che riguardano i fitofagi, il modello a ritardo variabile. E, sempre all'inizio degli anni 90 e fino insomma per un decennio quasi è stato diciamo attivo un laboratorio modelli previsionali presso il servizio fitosanitario regionale per lo studio dei parametri biologici per la definizione dei modelli per gli insetti e io personalmente con altre colleghe abbiamo fatto parte di questo laboratorio promosso appunto da Briolini e finanziato dalla regione con diciamo strumentazioni, camere climatizzate dove era possibile effettuare allevamenti degli insetti proprio per definire quei parametri che poi andavano inseriti in modelli non semplici somme termiche che richiedevano quindi anche lo studio a diverse temperature costanti. E naturalmente fondamentale è stato anche il lavoro dei tecnici in generale del servizio assistenza alle coltivazioni per le sperimentazioni di campo per la fase di validazione dei modelli previsionali. Certamente il coinvolgimento del servizio meteorologico, adesso ne riparleremo tra un po', è stato fondamentale, come pure di altre strutture che voglio citare, come la Centrale Ortofrutticola di Cesena, il CRPV, il CRPA. Quindi, diciamo, nei primi anni, diciamo, sono stati quegli anni in cui proprio di lavoro, di messa a punto, di validazione di modelli, fino al 97, quando è stato diciamo istituito il sistema di previsione e avvertimento nella nostra regione. Lo scopo è quello proprio di fornire alle aziende in produzione integrata e biologica le indicazioni sui momenti più opportuni, ne abbiamo già sentito parlare, per eseguire gli interventi di difesa e questo quindi di fatto siamo in linea ancora oggi con quello che è previsto dalle normative europee, come ricordava poco fa Arturo. Allora, quali sono i componenti di questo sistema? Innanzitutto i dati meteorologici, poi qui li vedete e li esplorerò tutti, i modelli previsionali, il sistema informativo, monitoraggio di parassiti in campo e un pool di tecnici esperti. Per quanto riguarda i dati meteorologici, nella regione Emilia-Romagna c'è diciamo una rete di stazioni meteorologiche cui dati interpolati finiscono forniscono una stima dei principali parametri meteorologici distribuiti su una griglia di 5x5 km. Quindi sostanzialmente abbiamo più di 486 quadranti, per ognuno dei quali sono disponibili i parametri meteorologici che poi ci servono per far girare i modelli. E parliamo di in generale. Quindi tutto quel lavoro di cui vi parlavo in quegli anni e continua ovviamente ancora oggi, ci ha dato la possibilità di avere a disposizione i modelli che adesso un po' vi elenco,
disponibili, nel senso che sono stati validati, messi a punto e validati, e quindi disponibili per essere impiegati operativamente. Per gli insetti, come vedete, ci siamo concentrati naturalmente su quelle che erano le problematiche principali. All'epoca Pandemis era importante, adesso è molto meno importante nella nostra regione, e vedete la psila del Pero. Per il pesco ci diamo l'est di Anarsia, i tripidi, e l'acide funebrana per il susino e la tignoletta della vita. Alcuni di questi, poi penso ne parlerà Camilla, sono stati anche validati nella regione Basilicata. I modelli invece per i patogeni, colpo di fuoco, maculatura bruna, la ticchiolatura, alcuni modelli forniti da Orta, come quelli della vite e del frumento, il modello per la cercospora della barbabietola e le peronospore, patata, pomodoro e cipolla. Vi sono alcuni modelli che attualmente sono in sviluppo per i patogeni, ma praticamente diciamo a più fasi di sviluppo. Il PSA è praticamente pronto per l'actinidia, il modello per il brussone del riso, le alternariosi carota e solanace, mentre per quanto riguarda la vite, diciamo stiamo lavorando per scafoideo, cocciniglie farinose e per la drosophila suzuki per il ciliegio. Beh, qui adesso Tito ne ha parlato molto, molto bene, insomma, che cosa cos'è una messa a punto. Io qui la semplifico, ecco, per quella che è anche stata la mia esperienza. Vedete qui la lista, diciamo, dei protagonisti dei modelli che attualmente sono impiegati, e si tratta quindi di un lavoro piuttosto lungo, insomma, complicato, quindi bisogna interpretare la realtà biologica attraverso osservazioni, raccolte di dati, ma poi bisogna individuare quelle relazioni matematiche tra lo sviluppo dei parassiti e le variabili che influenzano lo sviluppo. E a questo punto poi il modello viene utilizzato per la previsione, ma occorre una convalida, una validazione in campo attraverso il confronto dei dati osservati in campo e di quelli simulati dal modello. Quindi se, diciamo, tutto va bene, può essere applicato, altrimenti si può, diciamo, riformulare il modello e via di seguito. Normalmente le convalide in campo vengono fatte per più anni e più zone del territorio. La maggior parte dei modelli che vi ho presentato simulano la comparsa o l'evoluzione di una malattia o di un fitofago. Qui vediamo per Carpocaps, ad esempio, i modelli appunto i modelli appunto che utilizziamo per i fitofagi sono gli MRV a ritardo variabili, e che danno come risultato giorno per giorno la distribuzione della popolazione nelle diverse classi di età. Qui abbiamo per esempio la percentuale cumulativa dello sfarfallamento. Avremo anche quello che riguarda l'ovideposizione, le percentuali di nascita delle larve. In questo modo noi potremo avere la possibilità, in modo tempestivo, di riconoscere quella che è la situazione in campo, e quindi prendere una decisione sugli interventi di difesa. Altri modelli, quelli che si chiamano modelli a prognosi negativa, indicano, per esempio quelli della peronospora del pomodoro, indicano quando è altamente improbabile il verificarsi della comparsa di una malattia. In generale possiamo dire che, come vengono impiegati nella pratica, intanto c'è la possibilità di fare delle valutazioni di anticipi o ritardi stagionali e territoriali. Ad esempio, quest'anno rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda gli insetti, siamo almeno 10-12 giorni in ritardo. Questo ci permette anche una più semplice programmazione dei lavori da fare, per esempio l'installazione dei dispenser per la confusione o delle trappole per il monitoraggio. E naturalmente i modelli sono utili in questo modo per posizionare in modo più preciso gli interventi ovicidi e larvicidi a seconda del prodotto che vogliamo utilizzare, e sono ancora più importanti quando
ci troviamo ad avere a che fare con quei prodotti microbiologici o comunque con le biotecnologie che hanno la necessità diciamo non all'arco spettro di azione, di conoscere il momento più opportuno. E vengono utilizzati anche per impostare prove sperimentali o anche per effettuare campionamenti nel momento migliore. Per quanto riguarda i modelli dei patogeni, sostanzialmente sono utili per l'individuazione del rischio infettivo e per individuare la data di inizio e di fine dei trattamenti. Il sistema informativo. Chiaramente col passare del tempo abbiamo avuto sempre un numero maggiore di modelli disponibili e anche un incremento delle aree del territorio in cui, per le quali era possibile poi effettuare le elaborazioni. No? Come vi ho fatto vedere, i modelli possono girare per tutto praticamente 486 quadranti della regione. Quindi per fare ciò è necessario anche avere dei sistemi che possono in qualche modo macinare questa mole di dati così enorme. Quindi a partire nel nostro caso dal 2002 è stato progettato un sistema informativo denominato FitoSpa, gestito dal CRPA, con l'obiettivo appunto di fare fronte a queste esigenze, insomma. Attualmente il sistema che abbiamo comunque, cui abbiamo lasciato il nome di FitoSpa, è all'interno della, della regione. Che cosa fa? Lavora ogni giorno, di notte anzi, in automatico. Elabora cioè tutti i modelli disponibili, sui 486 quadranti meteo, fa elaborazione di mappe di rischio, qui vedete alcune immagini, ecco, elabora i dati meteorologici e fornisce anche dei servizi via web per facilitare il lavoro del gruppo di tecnici esperti. Un'altra componente, vi avevo accennato, è il monitoraggio dei parassiti, con una rete di campi spia scelti sulla base di aree omogenee che fornisce delle informazioni sullo sviluppo appunto in campo dei parassiti importanti, attraverso l'uso anche di captaspore, trappole feromone o campionamenti visivi. I dati poi vengono inviati ad un database per l'elaborazione. Infine abbiamo i tecnici esperti. La regione Emilia-Romagna ha pensato, forse proprio per la sua esperienza, che la cosa importante è che il dato l'output del modello deve essere in qualche modo interpretato e integrato con altre, sia col bagaglio tecnico dei tecnici, ma anche con altri mezzi, per esempio i dati dei monitoraggi. E quindi nel nostro caso sul territorio c'è un gruppo di tecnici esperti che è coordinato dal servizio fitosanitario, che ha il compito proprio di definire queste informazioni da inserire poi nei bollettini di produzione integrata e sulla base degli output dei modelli, ma anche dei dati di monitoraggio. Questo è un po' il flusso delle informazioni, questo l'abbiamo già detto, integra quindi il servizio di previsione e avvertimento, integra le informazioni dei modelli con i dati biologici e tiene conto delle previsioni meteorologiche. Ogni settimana queste informazioni vengono discusse nell'ambito delle riunioni del coordinamento regionale e vengono quindi elaborate le strategie di difesa, poi discusse a loro volta nelle riunioni provinciali per poi effettuare la redazione dei bollettini di produzione integrata. Quindi il dato, modelli, elaborazione dei modelli, dati di monitoraggio, eccetera, vengono sintetizzate all'interno dei bollettini che raggiungono le aziende con mezzi vari. Ad esempio, qui potete vedere il bollettino di produzione biologica regionale, qui ho messo un esempio dove vengono riportate per il colpo di fuoco, la ticchiolatura, le indicazioni anche del modello, e qui
qui abbiamo il bollettino della produzione della provincia di Modena, un esempio per quanto riguarda gli insetti. Quindi quest'anno, ecco, al 10 di maggio, Cide molesta, qui vengono, sono quasi terminati gli sfarfallamenti, ecco, questi dati sono i dati che provengono appunto dalle elaborazioni dei modelli. Da quest'anno c'è anche una pubblicazione sul sito regionale di una sintesi appunto della situazione fitosanitaria con una frequenza di una settimana per quanto riguarda gli insetti, 2 o 3 giorni per quanto riguarda invece i patogeni, che si può consultare e quindi insomma tutti possono andare a vedere quali sono, diciamo, i risultati delle elaborazioni settimanali. Io sono quasi alla fine, volevo soltanto mettere un po' in rilievo alcune criticità, cioè allora, disponibilità di dati meteorologici previsionali a più lungo termine, questa, diciamo, per noi è una cosa molto interessante, ma devo anche dire che siamo quasi pronti per appunto abbiamo la possibilità di, stiamo sperimentando, insomma, le previsioni meteorologiche a 10 giorni, che ci permetterebbe, diciamo, di avere di poter fornire anche delle informazioni un po' più a lungo termine, quindi è una cosa che comunque stiamo realizzando. Una criticità è la continuità di una struttura organizzativa che appunto per interpretare le informazioni, per noi questo è un aspetto a livello territoriale, no? E questo per noi è un aspetto fondamentale. E naturalmente disponibilità di risorse per messa a punto di nuovi modelli, valutazione e validazione di quelli che sono già adottati in altri ambienti. Voglio concludere dicendo che per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, in questo momento possiamo anche dire che siamo in grado, in modo abbastanza sufficiente, di soddisfare, diciamo, le richieste del PAN. Ecco. Naturalmente rimane un nostro specifico interesse quello di continuare a sviluppare il settore. A nostro parere questo si può fare tramite la condivisione delle esperienze, delle professionalità, degli strumenti che sono presenti sul territorio. Quindi diciamo, ben venga ancora, no, anche questo incontro, perché forse più di altri è un settore in cui è molto importante condividere le conoscenze e anche per poter qualificare ancora di più i servizi e realizzare anche economie di scala. Questo mi sento di chiudere in questo modo. Allora, grazie della relazione, se è terminata. Okay, vorrei chiuderla. Di... Ecco, interrompi. Interrompere, così ci vediamo, e così, grazie. Diciamo, sicuramente la Regione Emilia-Romagna è stata leader, ha fatto da apripista e tra l'altro ci ha consentito grosse economie di scala, anche grazie alla collaborazione di tecnici come te, che ci hanno sempre, in maniera al di là della... oltre all'aspetto professionale, diciamo, supportato per sviluppare i nostri modelli. E direi che i problemi sono, e le criticità evidenziate sono un po' le stesse anche per una regione piccola come la nostra, anzi forse proprio la nostra dimensione esaspera alcuni problemi come il ricambio generazionale, insomma, forse... Non lo hai citato espressamente, ma insomma c'era, e che sarebbe un peccato la perdita di conoscenze acquisite nell'arco di sostanzialmente un ventennio, e anche la disponibilità, non tanto la mancanza di disponibilità economica, ma magari la disponibilità di una programmazione economica che richiede investimenti di questo tipo, che devono necessariamente essere pluriennali. Ma a questo punto io passerei direttamente la parola alla dottoressa Nigro, responsabile del nostro servizio fitospacio e servizio di previsione e avvertimento per le malattie delle piante basate sui modelli previsionali, che quindi ci rapidamente illustrerà il percorso che si è sviluppato in Basilicata, per passare poi la parola
a chi utilizza i modelli in campo e nella sua azienda. Allora, un momento e solo. Cosa che... è successo? Beh, un momento solo. Vediamo un che video sta, che credo sia quello, sì, di Camilla Nigro. Sì, un momento solo che lo sto riprendendo. Mi sono persa, eccola qua. Clicca due volte perché non è partito. Sì, sì, ora andiamo. Sta partendo, ecco. Sì, modalità presentazione, ci siamo. Prego. Ecco, e allora grazie per questo incontro molto interessante, perché sicuramente casca proprio nel momento dei 20 anni della storia del servizio FitoSpa in Basilicato, comunque del lavoro sui modelli previsionali. Io sono Camilla Nigro e mi occupo appunto del servizio FitoSpa, che, come avrete sentito appunto dalla collega Rocchina Tiso, prende il nome proprio dalla piattaforma dell'Emilia Romagna, e anche questo schema, insomma, che diciamo vi mostro, è proprio questo, fuori dalla regione Emilia Romagna. Questo del triangolo della malattia appunto mi è caro, proprio perché è utilizzato in tante presentazioni ormai da tanto tempo, e perché noi il nostro servizio è proprio sulle spalle, diciamo, di chi ci ha preceduto. Quando è uscito fuori il piano di azione nazionale, che ha legiferato riguardo ai modelli previsionali e li ha resi appunto obbligatori, dando degli obblighi, diciamo, per quanto riguarda l'applicazione della difesa integrata per le aziende, da una parte per le aziende con la necessità di potersi avvalere dei sistemi di previsione e di avvertimento, e dall'altro invece degli obblighi da parte per le regioni e le province autonome, cioè di mettere a disposizione proprio delle aziende questi sistemi di previsione e avvertimento. Quindi siamo nel 2015, la regione Basilicata, Gallazia, era sicuramente già preparata, sia perché con legge regionale la regione Basilicata aveva trasferito le competenze in materia di sviluppo agricolo proprio all'Alsia, e con queste aveva trasferito anche dei servizi importanti che erano già presenti da decenni, insomma, in regione. Essenzialmente il servizio agrometeorologico lucano, il SAL, con la sua rete di 40 centraline dislocate su tutto il territorio regionale, e la rete di divulgazione dell'azienda sperimentale dimostrative regionale, con la presenza dei tecnici e quindi sede anche di divulgazione, ma di monitoraggi proprio sul territorio. A questo poi si sono aggiunti dei servizi propri, nuovi, come il SETI, il servizio di taratura delle macchine irroratrici, il SEDI, il servizio di difesa integrata, che ha strutturato un po' tutto il settore della difesa e dei monitoraggi anche, e quindi poi il servizio di previsione e avvertimento, appunto FitoSpa, che è nato successivamente. Ma per fare un poco di memoria, ecco, cominciamo dall'inizio, e possiamo dire che tutto cominciò proprio con una mela. Sì, con una mela, perché cominciamo con la titolatura del mero. Fu la prima avversità che prendiamo in considerazione, perché diciamo tutto nasce un po' da un incontro all'ex azienda, quella già che si chiamava appunto San Michele all'Adige. Nel 2001 potemmo avere la possibilità di vedere come funzionava il servizio di avvertimento proprio per la ticchioratura del melo nella provincia autonoma di Trento, che usava un modello previsionale olandese che funzionava un po' in modo manuale. E poi naturalmente l'incontro con il professor Rossi della Cattolica di Piacenza. Successivamente, appunto, poi sono continuati i contatti sia con l'Università Cattolica di Piacenza che con la Regione Emilia-Romagna, e quindi è iniziata proprio la collaborazione.
con l'acquisto dei captatori che ci hanno permesso appunto di cominciare la validazione. E qui appunto con la competenza gratuita, insomma, del professor Rossi e da allora giovane, giovanissimo dottor Caffi, che insomma veramente ci hanno dato un aiuto prezioso proprio per la loro competenza, il modello insomma da loro elaborato, e quindi siamo potuti partire. E come siamo partiti? Con la validazione appunto del modello ASCAB, che è una validazione durata 3 anni, in un'area, diciamo, una piccola area, questa dell'Alta Val d'Agri, appunto da noi. E dopodiché nel 2006 è stato utilizzato poi diciamo, gli output del modello sono stati utilizzati proprio nella difesa, proprio nei consigli appunto per le allerte. E certo, quindi la cosa importante appunto è stata la validazione, una validazione quindi sia con le fasi di campo, una validazione importante, diciamo, che ha portato, ci ha preso anche molta, molta energia, ecco, validazione di campo, ma anche validazione di laboratorio con la punta appunto dei vetrini e delle ascospore appunto dei vetrini, quindi un lavoro abbastanza lungo. I risultati però ci hanno davvero consolato perché si è visto come questo modello, appunto, modello meccanicistico, come diceva il professor Caffi, si è dimostrato molto aderente a ciò che avveniva effettivamente nella realtà. Tanto che nel 2006 appunto il modello è stato utilizzato appunto nelle allerte della difesa sul territorio. Allora vorrei dire che c'era soltanto questo schema, cioè c'era l'Università Cattolica con i modelli quindi che ci aveva concesso di utilizzare, l'ASIA che aveva appunto validato i modelli, il Servizio Agrometeorologico Lucano ha già strutturato che dando dei dati di tipo orario già da decenni ci consentiva di essere utilizzato perfettamente per nutrire, diciamo, i modelli, quindi come input per far girare i modelli. Poi il SEDI con i monitoraggi di campo dava ulteriori informazioni che consentivano già da allora appunto il consiglio alla difesa. Allora era tutto manuale, quindi siamo nel 2006, quindi ogni mattina bisognava consultare e far girare appunto il modello. Grazie appunto ai dati forniti dal Servizio Agrometeorologico Lucano delle varie centraline e appunto i monitoraggi, quindi alla fine questo consiglio alla difesa, sia come SMS, vedete insomma il modello obsoleto proprio di telefonino che ci dice di come 15 anni fa, insomma, ecco, abbiamo iniziato con questo lavoro. Successivamente si sono seguiti diversi progetti annuali, alcuni triennali, e in particolare questo primo progetto triennale dal 2009 al 2011 è stato davvero una svolta, perché certamente ci ha fornito la piattaforma informatica necessaria per far girare automaticamente i modelli. E quindi non soltanto quello della titolatura, ma anche gli altri che poi sono stati appunto inseriti man mano, quindi e validati nel tempo. Tanto da costruire questo puzzle con cui è strutturato attualmente appunto il nostro servizio, che parte dalla rete meteorologica che fornisce quindi i dati meteo. La rete informatica per il flusso dei dati, i modelli previsionali forniti per lo più dalla regione Emilia-Romagna per quanto riguarda gli insetti e per i patogeni anche dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, e quindi questa piattaforma appunto ha reso possibile la
che i modelli appunto girassero automaticamente, potessero venire consultati gli input, gli output in modo appunto molto veloce. Insieme poi appunto ai dati alla rete di monitoraggio, ai dati del monitoraggio, la struttura relazionale ha avuto la possibilità poi di raccogliere tutte queste informazioni e quindi di dare il consiglio appunto alla difesa. Quindi questo è un altro, diciamo, un altro modo appunto per vedere il nostro sistema, che però ci fa vedere in particolare come per quanto riguarda la piattaforma informatica, mentre siamo partiti con la sola piattaforma FitoSpa, fornita appunto dal CRPA, la stessa appunto dell'Emilia Romagna, diciamo un pezzetto, diciamo, di FitoSpa appunto funziona per la regione Basilicata, con i modelli propri della regione Basilicata, cioè i modelli che abbiamo validato. Successivamente, in un secondo momento, con un altro progetto, si è affiancata un'altra piattaforma, che è quella dello spin-off dell'Università Cattolica del Sacro Orta, e quindi attualmente abbiamo queste due piattaforme che insieme consentono con un approccio un po' diverso, quindi diciamo con una veste un po' diversa, che poi brevemente potremo vedere, ci consentono appunto in modo rapido di poter osservare appunto i dati dei modelli e poter dare il consiglio alla difesa. Quindi con questo progetto, dicevo, è iniziato proprio questo studio di altri modelli e la piattaforma appunto, che è stata una vera svolta. Il lavoro però importante per noi è stato quello della validazione, perché è vero che i modelli erano già belle fatte, è vero che i modelli sono meccanicistici, quasi tutti quelli utilizzati, praticamente tutti quelli provenienti dall'Emilia Romagna, sono meccanicistici, però è importante che, e quindi funzionano bene in aree diverse, come diceva bene appunto Tito, funzionano in aree diverse da quelle in cui sono nate, però abbiamo tenuto appunto alla validazione comunque di tutti quanti i modelli utilizzati, una validazione di campo appunto lunga, come quella appunto della titolatura, che è andata avanti per tutti quanti i modelli attualmente utilizzati. C'è poi stata la fase di implementazione sulla piattaforma CRPA dei modelli che non erano stati implementati ancora dalla regione Emilia-Romagna, e questo appunto è stato importante proprio per far girare perfettamente tutti i modelli. Il dato appunto, il consiglio alla difesa, viene fornito sia come SMS che come bollettino, che è fruibile quindi che è fruibile online. E, ecco, questo è il nostro sistema, diciamo, proprio così, visto così in altro modo. Quindi abbiamo tutti i pezzi appunto del sistema. Successivamente abbiamo avuto un altro progetto, quindi siamo andati avanti con progetti annuali, poi un altro progetto triennale importante, perché ha consentito di inserire anche altri modelli da validare. Ecco, questi sono i modelli che noi attualmente utilizziamo, sono 9 per quanto riguarda, abbiamo quelli per quanto riguarda i patogeni, il modello ASCAB per la ticchiolatura del melo, come dicevo, è stato il primo, il modello dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per la peronospora della vite, sia per quanto riguarda le infezioni primarie che quelle secondarie, così come per l'oidio della vite. E il modello per la peronospora del pomodoro, i modelli anzi per la peronospora del pomodoro, e poi modelli a ritardo variabili per gli insetti, quindi la funebrana sul susino, la pomonella sul melo, la molesta su pescola, l'obesa rovodrana su vite, e l'unico modello che non viene dall'Emilia Romagna è quello per la Olignella auranzi, che è un modello che funziona per somme termiche, che è stato un modello modificato in Basilicata da un modello dell'Africa settentrionale, del Marocco mi sembra, ed è stato appunto utilizzato nel sistema di allerta da tempo, sistema d'allerta
appunto da tempo, anche da prima che nascesse FitoSpa. Per avere un'idea delle maschere, diciamo, con cui noi consultiamo, intanto c'è da dire che questi modelli, i dati dei modelli vengono affidati ai tecnici, cioè i modelli non sono fruibili direttamente dall'utente. Per adesso abbiamo fatto questa scelta e quindi la consultazione avviene dal tecnico specializzato che poi effettua un bollettino destinato ai tecnici delle aree che poi redigeranno il modello. Vedete nella parte superiore abbiamo i servizi di Orta, quindi la piattaforma su cui girano i modelli nelle finestre vite.net e pomodoro.net, e la parte inferiore quelli che girano sulla piattaforma FitoSpa, quindi del CRPA. E, così giusto per vedere, per i patogeni, insomma, abbiamo delle facce notevolmente diverse. Ecco, vedete, questo è un modello che gira su CRPA e quello della, per quanto riguarda i patogeni, il modello per la peronospora, con degli output quindi su cui lavorarci, insomma, non immediati, mentre se andiamo su vite.net abbiamo lo stesso modello, gli stessi modelli, che però hanno un aspetto un po' più amichevole, ecco, meno ostico. Qui abbiamo le unità produttive che abbiamo creato nelle diverse aree della Basilicata. E, naturalmente di Orta noi utilizziamo non tutte quante le potenzialità, proprio perché non lavoriamo sulla singola azienda, come ci dirà appunto il relatore dopo di me, ma per comprensori, quindi abbiamo un'azienda tipo, diciamo, in cui che funziona per quel territorio, che serve appunto per dare l'allarme e l'allerta per quel territorio. E quindi con questo tipo appunto di interfaccia più facile anche da utilizzare possiamo dare le nostre allerte, ecco, questi, la peronospora per l'oidio, infezioni primarie e secondarie. Per quanto riguarda i fitofagi invece, benché su Orta abbiamo anche alcuni fitofagi, per esempio la tignoletta della vite che noi abbiamo validato, si tratta però di un modello diverso, per cui non utilizziamo quello che pure gira appunto su Orta, ma ci rivolgiamo appunto alla piattaforma del CRPA, proprio perché si tratta dei modelli che appunto le colleghe Rocchina Tiso e Alda Butturini, con cui abbiamo lavorato con loro, insomma, e con l'università, con gli entomologi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, proprio per la validazione. E quindi noi seguiamo questo, quindi gli output di questi modelli li utilizziamo, li prendiamo dalla piattaforma del CRPA. Questo ci consente però anche, come già diceva la collega ci consente di fare dei confronti sia di tipo tra aree, sia tra anni. Qui per esempio è un esempio dello sfarfallamento della ciliegia pomonella con un confronto su 10 anni. E ci consente di vedere l'anticipo o il ritardo appunto delle singole annate, quindi di tenere sott'occhio un po' l'evoluzione dei modelli. Che cosa stiamo facendo anche in questo periodo? Già da alcuni anni stiamo partecipando però anche, quindi cerchiamo un po' di proiettarci un po' anche nel futuro, quindi partecipiamo molto volentieri al tavolo nazionale di coordinamento del progetto AgroMeteore, che tiene insieme sui modelli in generale tutte gran parte delle regioni italiane che hanno voluto aderire. E da questo, quindi col confronto con il CREA, per esempio è venuta fuori un'app che stiamo utilizzando, a cui stiamo collaborando, quindi per un po' per la validazione, per la prova appunto di questa app che è Mira 2. È già il secondo anno che stiamo portando avanti questo lavoro insieme ad altre regioni. Questo è molto bello, insomma, è una cosa molto molto positiva, perché appunto, come diceva anche la collega, il confronto è assolutamente importante. E quali sono le prospettive future? Intanto, diciamo, a breve sicuramente quale piattaforma utilizzare, perché a questo punto
sta per finire, sta per diciamo per chiudersi FitoSpa 1, la regione Emilia-Romagna è passata a FitoSpa 2, per cui abbiamo appunto dei rapporti con la regione Emilia-Romagna per vedere appunto se possiamo usufruire anche della loro piattaforma, continuare ad usufruire questa nuova piattaforma. Abbiamo comunque Orta e quindi in questo tempo dobbiamo decidere. Nel frattempo vediamo se si può, ma questo è un futuro naturalmente, aprire una piattaforma nazionale, quindi nell'ambito del progetto con il CREA. E poi abbiamo due, diciamo, importanti lavori da fare, che è quello sulla previsione del dato, perché noi non abbiamo un dato di previsione del dato meteo e quindi non abbiamo il dato di previsione anche del modello previsionale per quanto riguarda i fitofagi. Per quanto riguarda i patogeni lo abbiamo perché il sistema Orta ci dà la previsione, già lui la previsione a 7 giorni. Quindi è importante, quindi penso che in quest'anno riusciremo ad avere appunto il software necessario per questo, che è un dato assolutamente prezioso. E un altro lavoro è la spazializzazione del dato, perché su Orta è vero abbiamo la possibilità di realizzare le unità appunto virtuali, le centraline virtuali, però diciamo che il lavoro insomma lì sicuramente dovrà continuare. C'è il collega Emanuele Scalcione che ci sta lavorando e speriamo che a fine anno possiamo avere appunto dei risultati su questo. Ecco, io avrei finito, vi ringrazio. Grazie Camilla. Allora, intanto che togli la condivisione dello schermo, siccome Emanuele è qui tra noi, io gli chiederei proprio molto rapidamente di dirci quello che a cui l'Alsia sta lavorando proprio in merito alla spazializzazione dei dati e più in generale al potenziamento di tutti quelli che sono i rilevamenti cioè tutte le attività che si basano sul rilevamento dei dati agrometeorologici. Emanuele, se puoi intervenire molto sinteticamente, perché così poi passiamo. Sì. Visto che sono stato chiamato in causa, mi sentite? Sì, immagino. Allora, noi abbiamo avviato una collaborazione con il CNR, e quindi contiamo che entro la fine dell'anno di fare di ottenere i primi risultati della spazializzazione dei dati della nostra rete, che ormai è cresciuta, Camilla, siamo intorno a 45 stazioni, perché negli ultimi anni abbiamo fatto diversi investimenti. Ovviamente la Basilicata ha dei problemi legati all'orografia del territorio e quindi noi che abbiamo la rete diffusa soprattutto nelle aree di maggiore interesse agricolo, diciamo che siamo siamo a buon punto e siamo anche avvantaggiati, poiché nelle aree interne è chiaro che la spazializzazione sarà meno robusta delle aree con maggiore interesse agricolo. Quindi questo è già un primo punto. E poi stiamo anche lavorando su inserire nel sistema i dati di previsioni meteo, perché ho scoperto che il CNR di Potenza e Dito è il centro nazionale di coordinamento di una serie di attività meteorologiche a supporto della protezione civile, quindi potremmo utilizzare anche questa sponda. Poi per quanto riguarda, insomma, è chiaro che ho detto che naturalmente faremo la spazializzazione di tutti i principali parametri e poi vediamo un po' i risultati, che penso che in questo inverno saranno già pronti e poi per partire la prossima primavera. Io penso di essere stato abbastanza breve. Sì, grazie. Io diciamo ti citerei anche la collaborazione all'interno di un progetto Horizon 2020 con l'Università di Liverpool, che ci ha consentito di ottenere i primi risultati sulla spazializzazione
dei dati delle temperature, però solo delle temperature. Sì, Arturo, una collaborazione piuttosto di dire, perché con l'esperienza che abbiamo fatto a Liverpool di là siamo partiti con dei primi risultati, poi dopodiché li abbiamo approfonditi qua con una struttura presente sul territorio. Ecco. Va bene, grazie. Abbiamo un po' sforato i tempi, so che ci sono alcuni relatori che hanno altri impegni, per cui io passerei subito la parola al dottor Giulia Trabocchetti delle Cantine del Notaio, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e che sentiremo con particolare interesse, perché fino adesso abbiamo parlato degli aspetti scientifici, abbiamo parlato, diciamo, dal punto di vista dei cosiddetti official, insomma, dei servizi tecnici territoriali, e vediamo poi alla fine all'utilizzatore, che dovrebbe essere il nostro utente, questi modelli previsionali è quello che ne deriva, se servono, non servono, cosa si può fare per migliorare, insomma, sentiamo la sua esperienza. Grazie. Oh, grazie a te, grazie a tutti. Saluto tutti innanzitutto e vi ringrazio per questa opportunità che mi date per come dire, portare la voce dell'esperienza sul campo. Mi rivolgerò però parecchio all'ASI, al direttore, al dottor Crescenzi, perché ho delle proposte da fargli perché il modello possa funzionare all'ottimo. Questa è un'esperienza, la nostra come Cantina del Notaio, è un'esperienza che è maturata insieme alla Cattolica e a Orta da parecchi anni, penso ormai ben oltre il decennio. E devo dire che è stata un'esperienza utile sia per quanto riguarda la relazione che abbiamo avuto con l'università, sia per quanto riguarda l'ASIA, perché in entrambi i casi abbiamo avuto un supporto fondamentale. Vengo al dunque. Ad oggi, come dire, è stato messo a punto un modello previsionale che devo dire è un modello previsionale che funziona bene. E quindi, come dire, l'università ha lavorato bene e non posso che fare i complimenti. Così come non posso non fare i complimenti all'ASIA, che in qualche modo, insieme anche come dire, alle aziende private come la nostra, ha permesso di validare un sistema. Quindi possiamo dire che ad oggi abbiamo uno strumento operativo estremamente efficace. Quindi questo dobbiamo dirlo con assoluta chiarezza. Cioè ad oggi c'è un sistema che è stato messo a punto e che è stato validato e che io come utilizzatore non posso che dire bravi perché funziona. Detto questo, potrebbe sembrare che si è esaurito il discorso. In realtà non è così. Nel senso che oggi abbiamo un modello che funziona, che è validato e funziona bene per le diverse varietà, per i diversi ambienti, ma la domanda che io mi faccio, può funzionare, può essere utile per tanti altri viticoltori come me che lavorano nella zona del Vulture o nella regione Basilicata, perché poi questo dovrebbe essere lo scopo anche dell'ASIA. La risposta è il modello in realtà funziona, però deve essere ottimizzata quella che è la proposta ai singoli utilizzatori. Mi spiego meglio. Il sistema è talmente, come dire, tra virgolette, sofisticato, che dà una risposta ovviamente diversa in funzione delle diverse fasi fenologiche e quindi in funzione, ad esempio, da diverse varietà, ma anche diversi ambienti, altimetria, ventosità, piovosità, umidità, bagnatura fogliare e quant'altro. Quindi noi dobbiamo calibrare tutto questo in funzione di diverse esigenze di tanti utilizzatori. Io nella mia azienda sono, tra virgolette, una piccola ASIA, nel senso che ho 42 ettari gestiti direttamente in 6 comuni diversi, con 12 appezzamenti differenti. Come ho risolto il problema di avere un unico strumento che permetta di funzionare in tutti gli ambienti? Abbiamo una stazione meteorologica che vale per i 42 ettari e che con un accordo con l'università, con Orte e quant'altri abbiamo messo, come dire, nella posizione che l'esperienza mi aveva insegnato essere la peggiore, in modo tale da poter avere una scelta condizionata da un alert che poteva provenire dalla posizione peggiore che avevo. In questa maniera qua abbiamo, come dire, semplificato il discorso, una stazione meteorologica per 42 ettari per
6 comuni e 12 appezzamenti differenti. La stessa cosa andrebbe fatta a livello di comprensori, scegliendo non un'infinità di stazioni meteorologiche, perché altrimenti creeremo una confusione di dati incredibile, ma una scelta ragionata delle stazioni meteorologiche in funzione di diverse aree e della suscettibilità che c'è area per l'intera regione. E questo qui apre un altro discorso. Ci sono stazioni che lavorano con sistema Orta e altre stazioni che non lavorano con sistema Orta. Io stesso ho in azienda due stazioni meteorologiche, una che lavora direttamente con Orta e una che non lavora con Orta. I dati arrivano all'Asia, ma io non so se questi poi confluiscono nel sistema di alimentazione di Orta. E quindi anche questo è un discorso che va ottimizzato, nel senso che se i dati sono simili a quelli che già ho, forse quella stazione converrebbe spostarla a vantaggio di qualcun altro. Se invece danno valori interessanti per migliorare addirittura il sistema, dovrebbero essere inserite all'interno del sistema. Io però questo ad oggi non lo so. Sono un utilizzatore che ha due stazioni, però legge i dati di una sola e non di tutte. Immagino che quella che ho faccia un ottimo lavoro e che mi dia un valore ottimale per interpretare 42 ettari. Però è chiaro che se noi vogliamo dare una risposta all'intero territorio regionale, va fatta, a mio modo di vedere, un ragionamento sulla posizione e sui dati che provengono da diverse stazioni. E quindi va ragionata, come dire, la posizione delle stazioni e va ragionata l'invio dei dati, perché confluiscono tutti in un unico sistema. E questo è il primo dato. L'altro dato che mi permetto di suggerire è questo. Perché si possa utilizzare al meglio il modello previsionale, l'utilizzatore deve avere sì un suggerimento, un alert, ma questo alert poi alla fine deve essere interpolato con i dati della propria azienda. Cioè, se io non metto che ho fatto un trattamento con il rame piuttosto che con un trattamento sistemico, capite bene che l'alert successivo cambia completamente, perché una cosa è fare un trattamento di copertura con il rame, diciamo che durerà, se tutto va bene, 7 giorni, ma se piove ne durerà molto meno, e una cosa interviene con un sistemico che ti dà probabilmente una copertura di 10-12 giorni. Allora è una sottoutilizzazione del sistema se io non inserisco i dati dalla mia azienda. Quindi è chiaro che noi dovremmo avere, a mio modo di vedere, e poi tu direttore penserai quello che ritieni più opportuno fare, ma a mio modo di vedere oggi abbiamo uno strumento base che ci dà un modello di previsione che funziona benissimo. Poi ogni singola azienda dovrebbe inserirsi i dati della propria azienda con i propri trattamenti per calibrare il successivo trattamento in funzione di quello che lui ha fatto. Altrimenti diamo un alert e un input che voglio dire, cade nel vuoto. Noi dobbiamo dare a ogni azienda l'opportunità di andare sul sistema e dire: guarda, stamattina ho fatto il trattamento sul moscato con questo prodotto, sull'aglianico con quest'altro prodotto, perché poi la restituzione che avrò successiva è diversa. Io ho fatto unità culturali nello stesso appezzamento divise per varietà, perché il modello ovviamente mi dà informazioni diverse sullo stesso appezzamento, nella stessa area, però se io ho il moscato mi dà un'indicazione diversa che se ho l'aglianico, perché le fasi fenologiche sono totalmente differenti. E quindi quando io vado a inserire il trattamento mi suggerisce, volta successiva, un intervento di un tipo piuttosto che di un altro. E quindi è chiaro che noi adesso abbiamo costruito un modello eccezionale, perché va dato atto all'università e all'Alsia di aver messo in piedi un sistema che va e che funziona e che abbiamo anche validato. Quindi lo strumento di base è ottimizzato, ma non per l'utilizzatore finale, nel senso che l'utilizzatore finale a questo punto deve diventare soggetto attivo e deve iniziare a inserire i dati. Avere una previsione generica a livello di comprensorio
capite bene che non ha senso. Se io ho fatto un trattamento con rame, la mattina dopo piove, o mi dai un altro suggerimento, o lo capisco da solo che devo fare un altro trattamento, che mi serve più. Se vado a fare un trattamento con sistemico, devo capire fino a che punto avrò un certo tipo di copertura o fino a che punto avrò, secondo il modello previsionale, una sicurezza di che non interverranno malattie in quel momento. Sì, il modello mi dirà si sta sviluppando la patologia, però l'infezione ci sarà, ma io non svilupperò malattie perché sono nel frattempo sono stato coperto. Quindi dobbiamo piano piano, come ASSA, a mio modo di vedere, con Regione Basilicata, trasformare tutti, parlo dei viticoltori, ma vale per tutti gli agricoltori, da soggetti che ricevono informazioni in soggetti che diventano attivi e protagonisti della propria azienda. Allora, se noi scegliamo dove posizionare in maniera intelligente le stazioni meteorologiche, e non ne serviranno tantissime, perché io vi ho detto, in questi 15 anni, 12 anni, 13 anni, con una stazione riesco a governare 42 ettari in 6 comuni diversi, quindi evidentemente non abbiamo bisogno di una moltiplicazione infinita di stazioni per avere una situazione puntiforme, perché non ci serve, ci confonde soltanto. Abbiamo invece bisogno di un posizionamento intelligente delle stazioni per dare a tutti i produttori della Basilicata le informazioni sufficienti e necessarie per poter poi adeguare il modello che funziona con i propri trattamenti che sta eseguendo. E lui deve diventare soggetto attivo e non più passivo. Magari l'ASSE si dovrà attivare per fare una convenzione collettiva per far fruire a quanti più possibili soggetti il sistema, ma sarà probabilmente inutile continuare a investire a mettere in altre 100 stazioni meteorologiche, forse quelle che ci sono anche sufficienti e magari pure ben posizionate. Quindi rivediamo la posizione e vediamo un attimo invece di dare a tutti quanti le chiavi di accesso perché possano entrare nel sistema di Orta e possano mettere loro attivamente le cose. Ovviamente non è che siccome noi abbiamo un sistema che funziona benissimo, che possiamo rendere ancora più efficace e più efficiente attraverso il nostro intervento, possiamo dimenticarci di andare in azienda o dimenticarci di andare a dare informazioni ai produttori. Perché? Perché qui si apre un'altra parentesi. Il sistema Orta, che è un sistema assolutamente efficace, non è più l'unico che esiste sul territorio, ne esistono altri. E ogni viticoltore, come il caso mio, è sottoposto a pressioni da parte di aziende che vendono fitofarmaci che vogliono anche mettere in atto il proprio sistema, che non colloquia necessariamente con Orta. Vogliono mettere la propria stazione meteorologica e vogliono dare un sistema puntiforme per l'azienda per vendere poi i propri prodotti. Ecco quindi che il ruolo sociale della Regione Basilicata, in questo caso quindi dell'Assia, diventa fondamentale, perché in questo momento che siamo ai bivi, le aziende hanno già sviluppato altri sistemi alternativi a quello di Orta. Funzioneranno per carità, forse anche bene. Io posso dire però che Orta funziona benissimo e quindi non mi sento di cambiare. Però è chiaro che se viene l'azienda che ti dà uno sconto particolare, che poi alla fine ti mette la stazione gratuitamente e poi ti dà il suo sistema e poi ti vende i prodotti, si è sostituito al pubblico, che invece svolge. Tu sai, io sono stato direttore dell'associazione allevatori, quindi ho fatto assistenza tecnica alle aziende per 20 anni. Non possiamo dimenticare la funzione pubblica, perché è una funzione fondamentale per il cittadino, perché lo mette al riparo dalle convenzioni della sporca moneta, e quindi rende gli uomini liberi di scelta. Mentre se viene Tizio che mi mette la stazione e me la dà pure gratuitamente, poi mi offre il modello e poi mi dà la consulenza per i trattamenti e quant'altro, noi abbiamo sbassato il pubblico e io divento schiavo del privato, che mi ha in qualche modo accravattato e mi porta dove vuole. Quindi la funzione pubblica è fondamentale in questo momento, e lo dico con vigore, con enfasi, sia perché mi sento ancora un soggetto pubblico che ha lavorato per il pubblico, sia perché mi sento un soggetto privato, perché è chiaro che nel momento in cui in questo momento qui tutti si buttano dentro a fare queste cose qua,
È chiaro che la gente poi dice, beh, io quell'asse magari non lo vedo più, dalla regione non si sente più nessuno, questo viene ogni 15 giorni, mi viene a dare un modello, una previsione, mi porta pure i prodotti, mi fa pure lo sconto, io vi saluto tutti quanti e mi saluto con questo. Allora mi permetto di suggerire a te, direttore, l'urgenza di queste scelte, perché se io sono sottoposto a, come dire, scegli tra questo, perché ormai ce ne sono almeno 3-4 che mi vengono proposti quasi quotidianamente in azienda, penso che la stessa cosa avviene anche per altre aziende e altri produttori. E tra poco la funzione pubblica svanisce. E questo non deve succedere. Non deve succedere, perché il pubblico non può scomparire, perché altrimenti si vende a mercé di chi vende il prodotto fitosanitario. E questo non deve succedere. E quindi questo è un altro aspetto. Così come suggerisco a questo punto qua a Tito, in quanto rappresentante di un sistema, il sistema attuale è di Orta, è un sistema che funziona bene, però deve essere anche questo aggiornato. Mi spiego meglio. Ad oggi vengono proposti sistemi che sono per esempio integrati con la contabilità. Capisci bene che da un punto di vista imprenditoriale, avere un sistema che si beve i dati della contabilità, per cui non devo andare a registrare due volte la fattura di acquisto del fitofarmaco, e mi posso prendere direttamente da lì, che mi funziona già da magazzino di carica e scarico, e mi tiene aggiornato il magazzino, e mi dice anche quando viene a costare quel prodotto, e quindi mi dice automaticamente anche quando costa l'intervento antiparassitario, e mi costa l'intervento sull'uva, e mi dice pure quando costa quel chilo d'uva che io ho prodotto. Capisci che per me è un grande vantaggio. Quindi come Alsia deve lavorare per cercare di anticipare i tempi nei confronti del privato, anche Orta deve aggiornarsi, e sull'integrazione, e sulla facilità di gestione. Per esempio, se io vado su Quaderni di Campagna di Imagine Line, no? Che tutti quanti conosciamo, io vado lì, mi scelgo gli appezzamenti e faccio un'unica registrazione dove ho scelto gli appezzamenti. Adesso invece Orta è vincolato alle unità, per cui io devo andare ogni singola unità e per ogni singola unità devo registrare il fitofarmaco e il trattamento. Quindi se tengo, come nel caso mio, 45 unità, devo fare 45 volte la stessa registrazione. Sì, sulla stessa particella posso fare un duplicato, se uso gli stessi prodotti. Se non li uso, devo fare 45 volte la registrazione. Invece sarebbe molto più semplice aprire il sistema e consentire di selezionare con un flag quali sono le particelle che io ho trattato con un determinato prodotto e fare una sola registrazione per tutti. Quindi, come vedete, i sistemi devono essere assolutamente frutto di una collaborazione reciproca a tre, tra il pubblico, il privato, che è cittadino come me, e poi l'università, perché altrimenti il sistema dei privati subentra e ti dà un modello che ti dà un quaderno di campagna in cui registri le cose in 2 secondi, ti dà l'aggancio alla contabilità e tu ti rendi conto che nel giro di pochissimo tempo hai fatto una registrazione, mentre qui ne devi fare molto di più. Quindi se voi mi dite l'ottimizzazione del sistema, io lo valido e vi do 10 e lode. Quindi il sistema è validato, 10 e lode all'ASI. Il sistema è stato prodotto, 10 e lode a chi l'ha fatto. Perfetto, siamo tutti d'accordo. Ma dobbiamo metterci con la zappetta in mano e dobbiamo adeguarci ai tempi, perché gli altri stanno andando avanti. Stanno andando avanti, così come sulla cartografia. Ora, avere una cartografia che mi indica soltanto la perimetrazione della particella, la ubicazione, che poi a sua volta, quindi la georeferenziazione, che a sua volta mi porta appresso l'altimetria, la ventosità, ok, questo già lo fa. Però avere oggi una cartografia che ti permetta di poter avere anche l'inserimento di anno di impianto, varietà, porti innesti, forme di allevamento, cordone speronare e quant'altro, permetterebbe di ottimizzare i risultati per capire se c'è un nesso logico su una patologia collegata a che cosa? Alla varietà, all'anno di impianto, al tipo di sesto di impianto, al tipo di forma di allevamento e quant'altro. Cose che altri sistemi piano piano cominciano già a fare. Allora, io sono un fedelissimo, rimango assolutamente schierato con voi
e vi voglio dare una mano in tutti i sensi. Però dall'altra parte vi dico pure che sono pronto a collaborare con voi per ottimizzare al meglio dei sistemi che devono essere di fruizione della singola azienda. Non potete più mandare un alert generico a livello di comprensorio. Sì, un'ottima cosa, ma ormai dovete calibrarlo sulla base della singola azienda. Io faccio il trattamento chimico, sistemico, ho 10 giorni di pausa, e su quell'altro appezzamento ho fatto, perché tengo il biologico, ho fatto la cosa, e devo avere due alert differenti, non un alert generico per comprensori. Non so se mi sono reso, se ho reso l'idea o se mi sono fatto comprendere, però è chiaro che i complimenti... Direi che l'hai espressa più volte, quindi piuttosto bene. Quindi spero che questo possa essere utile per tutti quanti voi, per poter collaborare con reciproca soddisfazione, come abbiamo fatto fino ad oggi e da oggi finché Dio ci vorrà dare salute. Grazie per questa, diciamo, testimonianza diretta e anche per i diversi spunti di discussione che immagino sicuramente saranno ripresi appunto nella discussione. Intanto invito, come ho scritto in chat, chi vuole intervenire, se per cortesia scrive a tutti in maniera, diciamo, sintetica il tema dell'intervento, e poi darò la parola, ma in maniera molto sintetica. Prego tutti di essere molto sintetici. Io, prima appunto di passare la parola al dottor Semeraro, vorrei solo puntualizzare un po' per tutti che ovviamente il ruolo del servizio regionale deve necessariamente fermarsi sulla, non può entrare a fare il tecnico o l'assistenza tecnica diretta all'azienda, perché si entra, diciamo, in una concorrenza con il privato. Quindi sono aspetti che sono interessanti, che immagino saranno discussi, però non siamo con tutti i problemi che altrimenti si creerebbero dei tecnici che danno assistenza privata. Ci sono degli aspetti sulla consulenza finanziata anche dalla Comunità Europea molto interessanti, e che tra l'altro magari il direttore potrà anche approfondire su questo, che è questo tentativo appunto che l'Alsia sta facendo per la consulenza fitosanitaria in maniera specifica. E Donato Semeraro, se vuoi intervenire rapidamente ti ascoltiamo. Dovresti accendere il microfono. Rinuncio, non intervengo. Si sente. No, dicevo rinuncio. Ah, ok. C'è qualche... Arturo, non hai la voce. Sì, chiedo scusa. Allora, io chiedevo alla regia di verificare se c'erano degli interventi programmati o se qualcuno alza la mano. C'è il professor Caffi che ha alzato la mano, prego. Sì, Tito, sì. Se non rubo la domanda a qualcuno, volevo solo dire due parole, ringraziare i colleghi che mi hanno preceduto, ma soprattutto l'intervento di Gerardo, che è sempre estremamente preciso e ficcante. Direi che ha evidenziato, come lui sa benissimo fare, in modo diretto, e che apprezzo molto, e puntuale, quelle che sono le criticità di oggi. Cioè, da un lato, e è tornato anche dall'intervento di Roddi, della dottoressa Tiso e di Camilla, della dottoressa Nigro dopo, noi dobbiamo evitare di essere sommersi dai dati, perché i dati non sono la soluzione. Cioè, sono importanti per chi fa ricerca, per chi fa ricerca applicata, per chi fa anche trasferimento tecnologico, chi fa innovazione, chi studia, va benissimo, i dati servono e sono necessari. Dal punto di vista dell'azienda rischiamo di creare un, come dire, sovrafflusso di dati, e andiamo a creare confusione invece che semplificazione. E quindi giustamente lui dice: io ho una stazione meteo e gestisco 42
ettari sparpagliati su 6 comuni, quindi probabilmente io penso che un paio di punti meteo in più possano essere utili per avere una maggior precisione, però giustamente quello che dice Gerardo è evidentemente non abbiamo tutto questo bisogno di aumentare i dati, più che altro abbiamo bisogno, e sono d'accordissimo con lui, ci stiamo lavorando anche noi nel nostro piccolo all'Università Piacenza, di integrare, perché secondo me è molto importante integrare piattaforme diverse. Io non penso mai che ci potremmo mettere a occupare di contabilità, perché non so fare le mettere in fila in modo corretto. Secondo me è giusto che ognuno faccia il suo, però è giusto che piattaforme professionali, cioè voglio dire professionisti, che si esperti di un settore, siano in grado di poter comunicare con gli esperti di un altro settore e dare cosa? Informazioni, perché a lui che deve portare la bolla all'atto notarile e a tutti gli altri ottimi bottiglie che troviamo quando lo andiamo a trovare, ha bisogno, non gli interessa da dove vengono, come vanno il giro dei modelli, gli interessa avere dei modelli che funzionano, delle formazioni veloci da consultare alla mattina presto quando deve mandare i suoi uomini in campo a fare un'operazione, piuttosto che non farla, perché ne abbiamo anche parlato, può anche essere una scelta di non fare qualche cosa, no? Cioè, questo ci sta assolutamente, ed è questo che serve. Quindi apprezzo tantissimo, e giustamente dice è da 15 anni che collaboriamo, anche se non lo riesco a andare a trovare tante volte quanto vorrei, però Tito, non ti sentiamo più. Scusate, ma avevo concluso, cioè l'obiettivo è questo qua, migliorare l'integrazione dei sistemi per fornire informazioni, mi viene da dire utili, cioè precise, accurate, ci mancherebbe, se simuliamo, o meglio, se non simuliamo un'infezione di peronospora che invece c'è, non funziona, non è chiaro, questo è banale. Cioè informazioni corrette, informazioni accurate, però che siano utili, fruibili e utilizzabili. Volevo solo aggiungere tutto sto sproloquio, che era semplicemente un ringraziamento alle parole di Gerardo. Scusatemi, posso? Vai Emanuele. Due secondi. Al dottor Giulia Trabocchetta, io, come dire, è proprio l'orografia del territorio che impedisce, come dire, una diffusione, perché poi noi non è che abbiamo tutte le risorse economiche per coprire tutto il territorio. Tant'è vero che noi abbiamo montato proprio nella vostra azienda 3 anni fa circa una stazione meteo, concordando la posizione, per aiutare nella modellistica e quindi nell'assistenza fitosanitaria. Quindi è chiaro che si può prevedere, come dire, l'Alsia può prevedere nel vulture una maggiore intensificazione delle stazioni medie, per carità, voglio dire, basta mettere i soldi e quindi poi tutto si fa. Però non dimentichiamo che i modelli di Orta girano nella vostra azienda grazie alla vostra stazione meteo e a quelli dell'Alsia, che poi naturalmente dà una informazione di base. Poi è chiaro che nei 42 ettari, se ho capito bene, in vari punti del territorio, è chiaro che da una parte ci prende un po' di più, da una parte un po' di meno. Vabbè, poi chiudo e non voglio assolutamente polemizzare. Allora, visto l'orario, se non ci sono altri interventi, io inviterei il direttore dell'agenzia, che tra l'altro è stato chiamato in causa diverse volte, ad avviarci alle conclusioni o insomma rispondere anche alle sollecitazioni che ha avuto. Prego. Sì, buonasera a tutti, grazie a tutti i relatori per
per l'intervento che hanno e il contributo che hanno dato a questa giornata. Tutti interventi di estremo interesse e posso anche aggiungere di elevatissima professionalità. Questo è uno degli appuntamenti, come diceva il dottor Caponera all'inizio, che si inserisce in un filone di seminari che stiamo organizzando a livello di AUSA ormai da più di un anno. La pandemia ci ha fatto cambiare un po' il tiro, ma ci ha portato anche qualcosa di buono, quello di utilizzare dei metodi che più facilmente riusciamo a raggiungere i nostri interlocutori, i nostri utenti. Io volevo partire nel concludere, anche perché il tempo è molto stretto, visto che siamo andati ben oltre a quello che è il programmato, dando anche delle risposte che l'amico Gerardo ha posto. Ma prima di fare ciò è obbligo dire che l'Alsia sta effettuando una serie di interventi in maniera strutturata al fine di ottimizzare quanto più è possibile le risorse, che non sono poche, che sono messe in campo sia da un punto di vista umano che anche da un punto di vista strumentale, nonché finanziario. Partendo da un punto ben preciso, Gerardo, i modelli previsionali sono modelli a supporto della difesa fitosanitaria, non è lo strumento che arriva all'interno dell'azienda in modo puntiforme per dire domani mattina tratti oppure meno. È un valido supporto che, come tu ben hai detto, è necessario avere poi sul campo, avere quegli operatori, quegli esperti, quelle professionalità che sanno utilizzare, sanno far ruotare all'interno della singola azienda quelle che sono poi le indicazioni che vengono fuori da una serie di dati, da una miriade di dati che stanno dietro a un semplice alert, a una semplice, come posso dire, previsione di malattia. Una delle cose che stiamo facendo, e lo stesso dottor Scalcione ha avuto modo brevemente di richiamare, noi non stiamo aumentando le stazioni, perché in questa fase stiamo cercando di renderle più funzionali, e questo anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, di nuovi modelli. Come diceva anche Arturo, anche con rapporti internazionali che sono in corso, e cioè quella di una migliore un'ottimizzazione attraverso una spazializzazione del dato stesso. Un conto è avere una stazione a 5 km l'una dall'altra e utilizzare poter utilizzare quel dato soltanto per un raggio di 500 metri. Un conto è avere ugualmente due stazioni a 5 km l'una dall'altra e poter utilizzare i dati, diciamo, a coprire tutto il territorio che è presente tra le due stazioni. Per cui questo è uno dei processi che sono in atto, e come diceva il dottor Scalcione, penso che per la fine dell'anno, attraverso l'approfondimento e lo studio e l'utilizzo dei dati che teniamo, possiamo arrivare in modo più puntiforme a livello territoriale. Lo sforzo che fa l'Alsia è uno sforzo, come è stato ricordato sia da Arturo che dalla dottoressa Nigro, è uno sforzo che si basa su circa 20 anni di esperienza. Non sono elementi che vengono fuori, né tantomeno è possibile costruire in brevissimo tempo. Gestire 9 modelli previsionali, di cui 4 per miceti e 5 per insetti, in un territorio orograficamente così diverso e all'interno poi delle cosiddette aree omogenee, anche con una forte disomogeneità, basta vedere soltanto a quello che è la zona del Vulture, tra un'esposizione all'altra all'interno dello stesso tempo, all'interno dello stesso appezzamento. Gerardo, tu sicuramente su questo, avendo i piedi nel, diciamo, nella vigna, capisci molto bene come c'è una differenza
significativa già all'interno dello stesso appezzamento tra una parte esposta al sud e una parte esposta al sud-est, tanto per fare un esempio, oppure tra una parte in cui teniamo una inclinazione del 2% rispetto a un'altra parte che teniamo un'inclinazione del 5% tra la parte alta e la parte bassa del campo. Per cui il compito è indubbiamente quello che ha ricordato anche Arturo, cioè noi come agenzia ovviamente dobbiamo strutturare, lo stiamo facendo credo con da anni e rafforzando laddove è possibile con le risorse umane che teniamo e anche finanziarie, lo stiamo facendo con enorme sacrificio ma con anche enorme passione e impegno a livello dell'Austria. E cioè quello che dicevo, noi non dobbiamo fare altro quello che è rafforzare quanto è più possibile la rete a livello di comprensorio, a livello di patogeno o a livello di parassito. Ovviamente quello che manca, e lo dico veramente con cognizione di causa, quello che manca è la forte connessione che deve esserci tra una struttura pubblica, quella che è l'Asia, tra i nostri tecnici, tra la nostra struttura tecnica di servizio, con quelli che sono i tecnici che ovviamente dobbiamo andare a ricercare sul territorio, è quello che stiamo cercando di fare con i tecnici che sono presenti nelle singole aziende oppure nelle organizzazioni come le OP, come i consorsi e altre cose. Questo è indubbio che è un processo che va rafforzato e su questo chiediamo veramente la forte collaborazione di attori quale è il dottor Giulia Trabocchetti sul territorio. È lì l'anello di congiunzione, perché poi il nostro dato, diciamo, comprensoriale possa poi arrivare in modo puntiforme all'interno della stessa azienda, perché no, come nel caso tuo, all'interno del singolo appezzamento. Ma ipotizzare che si possa mettere a punto un sistema tale che una struttura pubblica quale l'Austria possa arrivare a dare un'indicazione puntiforme a livello dello stesso appezzamento, credo che sia davvero impossibile, ma d'altronde non è questo poi il goal, l'obiettivo, il target che ci poniamo. Noi ci poniamo di elevare quanto più è possibile l'agricoltura, nel caso specifico la difesa fitosanitaria, a livello territoriale, con una stretta e forte collaborazione che ricerchiamo sul territorio. E ovviamente, visto che i nostri tecnici sono sempre di più in numero esiguo, ovviamente ritengo che strategico proprio quello che ho detto poc'anzi, la stretta connessione, la stretta relazione tra i tecnici dell'Austria e i tecnici che sono presenti all'interno delle organizzazioni professionali, come pure delle organizzazioni di produttori, dei consorzi o delle singole aziende. Questo credo che è un elemento su cui mi vedi perfettamente d'accordo e su cui ovviamente noi cerchiamo con le organizzazioni presenti una forte collaborazione. Per quanto riguarda l'integrazione all'interno della stessa piattaforma di più elementi, credo che il collega Tito Gaffi abbia già risposto a questa domanda. È chiaro che essendo strumenti altamente specifici, è impensabile che lo stesso gruppo possa manipolare, possa gestire più sistemi, ma che vi sia una regia tale da mettere insieme e da unire queste diverse professionalità e questi diversi strumenti sicuramente è auspicabile. Poi, come ti dicevo, Gerardo, noi ci siamo incontrati ormai qualche semestre fa per quanto riguarda attività un po' più specifiche. Io so molto bene qual è l'organizzazione che tu porti avanti e qual è anche l'impegno che hai sempre messo in campo sul territorio, al di là dell'azienda che è una delle aziende di estremo interesse sul territorio tua che porti avanti. E cioè noi, il nostro settore è un settore estremamente dinamico, ben venga anche la competizione sul territorio con i privati. Noi dobbiamo fare da apripista, dobbiamo indicare dei modelli che poi questi modelli, se domani mattina queste nicchie sono,
sono occupate anche da privati e è bene una sana competizione, per cui noi non possiamo rimanere legati a un progetto di 20 anni fa, ma teniamo una forte evoluzione, per cui dobbiamo andare sempre un passettino più avanti per poter implementare e poi diffondere un ulteriore sistema. Ma nel contempo, come ti dicevo, teniamo un progetto che è in atto in questo periodo, che è un progetto della 2.1, che grazie a questo finanziamento dell'Unione Europea per il tramite del PSR c'è la possibilità di intervenire sulla singola azienda con un vero e proprio progetto di consulenza ad hoc, sia per quanto riguarda la consulenza di base che per quanto riguarda la consulenza specialistica. Mettere insieme diverse aziende agricole che abbiano la stessa, che presentano la stessa problematica o quantomeno che possono condividere un progetto collettivo, un progetto specialistico, per noi, te ne avevo già parlato, per noi è uno degli obiettivi che possiamo mettere in campo. E allora lì veramente possiamo implementare un ulteriore modello, un modello che ci consente di arrivare alla singola azienda e ci consente di condividere anche in questo caso, possibilmente con i tecnici delle aziende e con i tecnici dei consorzi delle OP, un qualcosa che può andare anche oltre quelli che sono i singoli elementi. Ovviamente, come tu ben sai, l'Alsia non è solo questo, l'Alsia non sono solo modelli previsionali, facciamo attività a 360 gradi sul territorio, attività di ricerca, e tu sai molto bene, condividiamo un progetto io credo che sia veramente fortemente innovativo, se riusciamo a portarlo in porto con i risultati che ci aspettiamo può dare un ulteriore contributo alla vitivinicoltura regionale, per cui credo e lo dico senza nessuna remora, la collaborazione, la stretta sinergia che deve esserci e non possono essere comparti separati, comparti a stagni, ma la stretta sinergia tra il mondo produttivo e ovviamente il mondo della divulgazione e del trasferimento dell'innovazione, il mondo della ricerca, questo trinomio, questo triangolo dell'innovazione e dello sviluppo deve essere portato avanti tutti quanti insieme. Forse è il caso di sentirci di più, di vederci di più. Siamo stati un po' limitati da quello che è questo maledetto Covid, questa maledetta malattia pandemica che ci ha colpito, ma credo che dobbiamo ricominciare a incontrarci e a condividere insieme progetti e modalità operative. Questo è quello che mi sento di dire. Alla fine volevo ringraziare ancora tutti, è stato uno di quei seminari estremamente importanti che hanno consentito a tutti noi di vedere come anche nel campo dei modelli previsionali è un sistema estremamente dinamico, in evoluzione, che al pari di tutte le altre scienze ovviamente necessita di risorse finanziarie, necessita di risorse umane e perché no, necessita di un'integrazione tra questi sistemi. Io voglio dire chiudere con un punto ben preciso. Vedete, la Regione Basilicata a livello di finanziamento da parte del Ministero è quella regione che riceve minore, è l'ultima regione che riceve minore risorse per la ricerca. È l'ultima regione. Cioè siamo ben al di sotto di quelle che è la media nazionale come fondi per la ricerca. Ma nel contempo è una di quelle regioni che si pone intorno al 12°-13° posto per la produzione e per la registrazione di brevetti. Questo in parole povere che cosa significa? Significa che nonostante teniamo un investimento estremamente scarso, estremamente al di sotto della media, teniamo una capacità di rendere efficaci quei pochi finanziamenti che riceviamo andando a brevettare, andando a depositare un numero di brevetti enormemente maggiore. Spero che a livello centrale vi sia un'attenzione per la ricerca, perché poi
Gerardo, diciamocelo chiaramente, senza risorse, senza quel supporto alla ricerca, quella ricerca pura, un intermediario dell'innovazione, quale l'Alsia, cioè quella di trasferire le innovazioni, ovviamente non riesce a svolgere appieno il suo compito. Per cui speriamo di muoverci nella linea di ulteriori investimenti, ma soprattutto io non parlo solo di soldi, ma speriamo di muoverci nella linea di una migliore organizzazione e di una maggiore osmosi tra i settori di interesse. Io chiudo così, ti aspetto prossimamente, Gerardo, per parlare dell'altro progetto. Mi ha fatto piacere ascoltare questo seminario di estremo interesse, ascoltare colleghi a livello di università, come pure colleghi di altre regioni, e indubbiamente anche da questo punto di vista a livello nazionale credo che è necessaria anche una maggiore interazione tra le regioni su temi che vede coinvolto sugli stessi temi, che vede coinvolto diverse regioni, talvolta con finanziamenti separati addirittura che non si parlano tra di loro. È necessaria una maggiore cooperazione, indubbiamente. Vi ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Allora, ancora grazie ai relatori e a tutti quelli che sono intervenuti e che hanno aspettato fino a quest'ora, avendo sforato abbondantemente i tempi che avevamo previsto, ma credo che ne sia valsa la pena. Buona serata a tutti. Grazie a tutti voi. Grazie, arrivederci. Buonasera, a presto. Grazie. Ciao, arrivederci. Arrivederci.